3 marzo. Chi copre le sue trasgressioni non prospererà, ma chi le confessa e le abbandona otterrà misericordia. Proverbi 28:13. Confessione a Dio. La Bibbia afferma che tutti gli uomini hanno peccato, pertanto necessitano del perdono di Dio. L'uomo generalmente giustifica il peccato commesso invece di confessarlo. Chi non riconosce la condizione di peccato nella quale versa e persiste a vivere nel proprio stato rimane separato da Dio e non realizza la pace del cuore. Il peccatore che invece riconosce di aver offeso la santità del Signore, di essere lontano da Lui a causa del peccato, incapace di cambiare il proprio modo di agire e si rivolge a Dio confessando con tutto il cuore i propri peccati per mezzo della persona e dell'opera di Gesù Cristo, ottiene il perdono. Se confessiamo i nostri peccati, Egli è fedele e giusto da rimetterci i peccati e purificarci da ogni iniquità. 1 Giovanni 1:9. Se ancora non ti sei rivolto a Dio per confessare e abbandonare il tuo peccato, sappi che Egli ti ama. Desidera manifestarti la sua misericordia, perdonandoti, donandoti una vita nuova in comunione con Lui e vissuta nella gioia, se soltanto ti rivolgi a Lui.